Bene a tutti, ben trovati. Bene, continuiamo il nostro cammino sull'inno alla carità. Abbiamo visto che stiamo contemplando l'amore come lo descrive San Paolo, l'amore di Dio che vediamo fattosi carne in Gesù, che fonde in noi per mezzo dello Spirito, quell'amore che siamo chiamati a raccogliere e vivere nella nostra vita. Ieri abbiamo visto l'introduzione, oggi entriamo nella prima strofa, dal versetto 4 al versetto 7. Sicuramente avete letto l'inno alla carità, vero? Bravissimi. Ci avrete fatto caso che ci sono in così pochi versetti 15 verbi che ci dicono ciò che la carità fa e non fa. 6 al positivo, 9 al negativo. Ogni giorno ne vedremo uno o due. Non abbiamo scelto di seguire l'ordine esatto, perché con Padre Giuseppe abbiamo preferito agganciare alla liturgia del giorno ogni espressione. Allora, l'espressione che vedremo oggi ci dice una cosa che la carità non fa, cioè la carità non cerca il proprio interesse. Se dovessimo tradurre alla lettera il greco, dovremmo dire la carità non cerca il suo, si capisce? Cioè la carità non cerca il proprio tornaconto, che le cose abbiano un compenso, una soddisfazione. Potremmo dire che è il movimento opposto all'egocentrismo. Mentre l'egocentrismo ti porta a cercare te stesso, l'amore è dono di sé, è questo dare la vita che dà vita. Allora, oggi che cosa dobbiamo mettere a fuoco? Uno, la lotta che viviamo tutti con l'egoismo, vedere questa parola come si può far carne nella nostra vita e concludere con uno sguardo sulla gratuità. Perché dobbiamo entrare in una prospettiva che con l'egoismo, con l'amor proprio, con il cercare il nostro interesse, il nostro tornaconto, ci avremo a che fare tutta la vita. Morirà con noi. Qualche santo diceva morirà dopo di noi, per dire una lotta. È facile capire quando dobbiamo combattere con qualcosa che è esterno a noi, da cui liberarci. Vi faccio un esempio. Sto troppe ore al cellulare. Non vi capita, vero? Guardo un po' troppa TV, oppure mi rendo conto che bevo un po' troppo, gioco un po' troppo. Cioè, una persona se ne rende conto, o può rendersene conto. A volte però facciamo meno attenzione a un fatto, che invece con questa tensione a vivere per noi stessi, a cercare noi stessi nelle cose, è come una lotta che ci portiamo dentro per tutta la vita. Volendo usare un'immagine, è come se avessimo un faraone dentro. Un faraone che vuole il suo e sempre continuamente ci ripensa, come fu per l'esodo del popolo di Israele, e ritorna. Una volta una persona andò da Padre Pio e gli disse: ma come devo fare? Il mio io mi esce da tutte le parti. E tu mettilo sotto, gli diceva. Una volta un bambino andò da suo nonno e gli chiese in modo semplice: nonno, ma perché io ho desideri belli? E poi in certi momenti ho desideri brutti, voglio le cose siano come dico io, faccio i capricci. E il nonno gli disse in modo semplice: nipotino mio, è come se nel cuore avessi due lupi, uno buono e uno cattivo. E chi vince? Quello a cui tu dai da mangiare. Ecco, qual è il punto? Ciò a cui io do da mangiare. E quindi tenere conto che c'è questa tensione, c'è questa lotta nel nostro cuore. E pensate che per la spiritualità cristiana è così radicata in noi che ha diversi livelli, ne ha almeno tre. Il più superficiale è essere attaccati a ciò che piace. Cioè io magari riesco anche a voler bene, però ho quell'angolino mio, quelle cose che a me piacciono, che non importa neanche se sono buone o meno, ma coltivo quel piacere che spesso diventa un piacere egoista. Chiarisco, il piacere non è male in sé. L'ha legato il buon Dio al soddisfacimento di alcuni bisogni, ma a volte viviamo e cerchiamo il piacere nelle cose. Vi dicevo ieri che questo può guastare tutto. Anche il servizio ai poveri può diventare ricerca di me stesso, non del bene degli altri. E mi posso ridurre a stare in una relazione solo finché piace. Vi faccio un esempio semplice. Ci sono delle persone che si avviano nella vita matrimoniale sbilenche, perché per loro il matrimonio non è il fine. Cioè il mio fine non è donarmi a te
per sempre e camminare insieme verso il cielo. Tu sei un mezzo per stare bene, quindi io sto con te finché sto bene. Quando non mi fai più stare bene, arrivederci e grazie. Ma capite, se l'amore non passa da quelle tre fasi, che sono l'illusione, la disillusione e l'amore vero, l'amore di coppia non cresce. Cosa vuol dire? Ve lo dico in modo semplice. Illusione: ho sposato l'uomo della mia vita, il principe azzurro, e lui: ho sposato la principessa Sissi. Illusione. Poi dopo un po' disillusione, e iniziano le beghe quotidiane. Lui che brontola per la qualunque, lei che se la prende a male per la qualsiasi, lui che ronfa tipo segheria, lei che gli fa i chiodi perché non mette le pattine. Allora inizi a renderti conto che non è proprio così tutto rose e fiori. Ora, la disillusione però ti può portare ad amare la persona per ciò che la persona è, non per quello che t'eri immaginato tu. Perché se ti accontenti di stare nelle situazioni solo finché ti piace, tu è come se ti accontentassi di strisciare sul ventre per tutta la vita, mentre Dio ci chiama a volare, a imparare a dare la vita. Allora, il primo livello è il piacere, ma c'è un livello più profondo dell'egoismo, che è quello di cercare la nostra volontà. Cioè, io magari a qualcosa rinuncio, però sono attaccato alla ricerca di ciò che voglio io. Questo è sottile. Io posso anche frequentare la Chiesa, sì, Gesù ti amo, però in certi ambiti della vita me la vedo io, tu non entri. O comunque voglio che le cose vadano come dico io, e se non vanno le cose come dico io, è un disastro. Io magari ti sposo e sto con te, ma devi fare come dico io. Capite? La ricerca della nostra volontà. Il livello più profondo, ve lo accenno solo perché è un po' complesso, quindi io ve lo dico in versione plasmon, è cercare la propria giustizia, cioè io magari rinuncio anche a qualche piacere, rinuncio anche alla mia volontà, ma per me ciò che conta è sentirmi a posto, non è donarmi veramente fino in fondo a te. Esempio, ve ne faccio due chiari. Una persona si va a confessare in quaresima perché per sbaglio ha bevuto un po' di brodo fatto con il dado in cui c'era la carne e neanche lo sapeva. Questa persona corre a confessarsi perché il venerdì di quaresima ho preso della carne, ma nel frattempo nella fattoria teneva un ragazzo immigrato che dormiva nel fienile, sottopagato, senza documenti, come se nulla fosse. Allora, ciò che conta è la mia giustizia, sentirmi a posto, non infrangere quella regolina che mi sono dato. Questo può riguardare anche la vita di coppia. Magari tua moglie o viceversa, tuo marito, mettiamo la moglie, è sfiancata, lui lì bello tranquillo che guarda la TV e lei: ma io la spazzatura l'ho portata fuori, sono a posto. Ecco, cercare la giustizia, cioè sentirmi a posto, ma non avere veramente a cuore il vero bene dell'altro. Ora, facendo un passino in avanti, cosa ci serve per uscire e vincere questa battaglia, diciamo così? E io vi indico due cose. Guardando la vita di nostro Signore, Gesù come ha vissuto? Cercando sempre la volontà del Padre, sempre. Io non sono venuto per fare la mia volontà, ci ha detto, ma quella del Padre. E fino alla fine ha pensato sempre al nostro bene. Vi ricordate quando era in croce cosa gli gridavano? Se sei tu, scendi dalla croce, cioè pensa a te stesso. Ma nostro Signore a se stesso non ha pensato mai. Si è donato fino in fondo, ci ama così, fino alla fine, sempre. Allora, questo per la nostra vita cosa ci dice? Come ci possiamo esercitare perché viva in noi questa carità e possiamo essere liberati da questa tendenza a vivere per noi stessi? Primo, la grazia di Dio. Abbiamo bisogno del suo amore in noi. Se non preghiamo, non accogliamo la sua grazia, non riceviamo i sacramenti, è una lotta persa in partenza. San Paolo ci ha detto: Cristo ha dato la sua vita per noi perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui. E allora, ecco, di conseguenza, imparare a chiedersi non cosa voglio io, ma tu, Signore, cosa ti è gradito, cioè qual è il meglio per me? Tu al mio posto cosa faresti? Secondo,
imparare a cercare il bene di chi abbiamo accanto. Guardate che si può fare in mille modi, a partire dalla semplicità di ogni giorno. Non ci vogliono cose tanto difficili, ma anziché cercare il tuo interesse, prova a cercare quello di chi hai accanto. Esempi banali. Tua moglie ti dice: sono stanca, avrei bisogno che tu mi aiutassi un po' di più, oppure avrei piacere di passare un po' più di tempo con te, o che mi dicessi una parola bella. Risposta da grizzly del Nord America: ma io non sono per ste cose. Ma se la persona che è accanto ti sta manifestando un bisogno, provaci, mettiti in gioco. All'inizio ti costerà, perché magari non ci sei abituato, ma col tempo imparerai ad amare anche in quel modo. Oppure: mio figlio, già so che quando sarà grande farà il medico, perché noi dal 1400 siamo medici, quindi già lo vedo dottore, già c'ha la faccia, nato da 6 giorni, ma già lo vedo con la faccia da medico. Ma tu vuoi aiutare tuo figlio o tua figlia a scoprire il disegno che Dio ha sulla sua vita e farti un po' da parte, non cercare quello che vuoi tu, ma il vero bene suo? O, per sorridere ancora, mi avvio a concludere, vi sono delle mamme, queste più delle mamme, onnipresenti, con i figli che si stanno per sposare, ma loro ci sono sempre, continuamente, in cielo, in terra, sul balcone e in ogni luogo, che si rendono presenti in ogni situazione, peggio dell'occhio del grande fratello. Sorella cara, vuoi imparare a farti un po' da parte, anziché cercare i tuoi interessi, lasciare che tuo figlio o tua figlia vivano la loro vita ed evitare di essere la piovra 10? Capite? Imparare a metterci un po' da parte, perché se l'amore di Dio abita in noi, questo amore diventa desiderio e capacità di amare, che ti libera da questo bisogno del riconoscimento e ti rende capace di amare anche quando ti costa farti da parte. Concludo con una storia tanto bella che ho detto già stamattina, che ci ricorda un altro punto importante, cioè per esercitare l'amore dobbiamo imparare la gratuità. Sapete, è difficile la gratuità, perché noi quello che facciamo lo scriviamo su un taccuino interiore, per cui quando la persona non ci corrisponde spariamo l'elenco. Ma io per te ho fatto questo, 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 questo e questo. Dobbiamo esercitarci nella gratuità, amare, donare gratuitamente. L'amore di per sé chiama al contraccambio, ma non lo pretende. Ma ricordate bene, è l'amore gratuito che può dar modo alle persone di sbocciare. A me piace moltissimo un testo famoso, che è il libro dei Miserabili di Hugo, no? Un'opera bellissima, ma uno dei momenti più toccanti è quando questo galeotto, Jean Valjean, dopo credo 19 anni di detenzione per aver rubato un pezzo di pane neanche per sé, esce arrabbiato con la vita, viene accolto da un vescovo, ruba i candelabri e fugge. La polizia lo arresta e lo riporta dal vescovo, e il vescovo, non cercando il suo interesse, lo giustifica trovando una scusa, dicendo: no, ma questi erano per lui, tutto a posto. Quest'uomo, spiazzato da questa misericordia, da quest'amore che non aveva mai conosciuto prima, rimane basito, e il vescovo gli dice: con questi candelabri io compro la tua anima e la offro a Dio. Cari fratelli e sorelle, che davvero il Signore ci insegni l'arte di amare e ci insegni che la carità non cerca il proprio interesse, ma è felice di dare e di darsi.